che ci fai qua? Vuoi venire a prendere un caffè? Non ti fai più vedere in parrocchia? Ci posso venire più. Tuo padre? Se ci ritorno vi ammazzo. Sono venuto perché te lo volevo dire. Solo da quando avevo la tua età. Mi piacerebbe che la tenessi tu. E prendi. Intanto, a nome del comitato delle feste, volevamo farti complimenti per come hai trasformato la parrocchia. Io e Don Pino ci conosciamo sin da bambini, siamo nati nello stesso condominio, non è vero, Don Pino? Come no? Padre, nel quartiere si mormora di presunte novità. Che riguarderebbero la festa del nostro santo patrono. Si dice che qualcuno vorrebbe cambiare il percorso della processione. E qui qualcuno c'è qui? C'è. C'è sì, sono io. Ma il percorso è sempre stato uguale, perché cambiare? Mi fa piacere che siate venuti qua questa mattina tutti insieme, così vi comunico subito un'altra novità. Io non voglio più che voi passiate di casa in casa a raccogliere offerte per la processione. Ma come? E i fuochi d'artificio con cosa li paghiamo? Non li paghiamo, non li facciamo. Ma senza botti che festa è? Già. Brancaccio è troppo povera per sprecare soldi in botti, canti. Vabbè, niente botti. Ma Fred Malvino appartiene a una famiglia importante, ha sempre cantato. Non si può cambiare così tutto di punto in bianco. Ma nessuno gli impedisce di cantare. Basta che viene gratis. Ma come gratis? Se è devoto di San Gaetano, può anche venire gratis. Ah. Io me l'aspetto. Non devo più fare. Gaspare? Quanto tempo è passato? Ti ricordi quando da bambini giocavamo a pallone nel cortile Faraone? È da un po' di tempo che non vedo tuo figlio in parrocchia. Perché non gli dici di venire? Non ti va? Guarda, ti sei macchiata di vernice. Sacramentado.